Libero! My count! Bentornati sul mio canale! Bentornati o benvenuti! Il video di oggi è una straordinaria intervista, un'intervista che però voglio introdurvi perché voglio appassionare quelli che magari in questo momento non sanno bene di che si tratta. Che ne sai di una fetta di grana? A quant'è la cassata siciliana? Ed il prezzo di questi dolcini, che ne sai? Memorie a 8 bit a tutti gli effetti, perché qui torno alle mie scuole medie. Palermo 1989, l'anno seguente sarebbe stato quello di Italia 90, i mondiali in Italia, dove uno dei calciatori principali di punta sarebbe stato un palermitano, Totò Schillaci. In quel 1989 io ero un ragazzino piuttosto solitario, perché mi piacevano i fumetti, disegnavo fumetti, sempre chino sul tavolo, ma non interessavano ad altri, visto anche un po' strano, proprio perché di fumetti non ne voleva parlare nessuno. C'era un mio compagno di classe, però, Ivan, mi divertivo i pomeriggi a casa sua a giocare al Commodore 64. E a casa di Ivan scoprì e ascoltai per la prima volta le cassette di Alamia e Sperandeo. Noi ci siamo conosciuti tempo fa a Badalò, si spelava paita fuochi su talai curicutò. Sì, perché oggi parleremo con Tony Sperandeo, un attore italiano, siciliano, che conoscete tutti. Guardate già soltanto l'elenco di film e di produzioni televisive a cui ha partecipato scorrendo sulla sua pagina Wikipedia. Una roba impressionante, dove però a un certo punto ci sono due righe, due, dedicate al suo duo insieme a Giovanni Alamia, grandissimo attore anche lui, purtroppo scomparso ormai già da molti anni. Per una cozza di sera mi è venuto il colera. Poi chiaramente quelle due righe non è che le ha scritte Tony Sperandeo ignorando un periodo della sua vita, come anche chi avrà compilato la pagina Wikipedia lo ha fatto in base a quelle che sono state le sue esperienze successive, però io voglio concentrarmi proprio su quelle due righe. Poi voi li avete conosciuti al cinema o in televisione in spesso e volentieri grandi e importanti collaborazioni e produzioni. Per noi palermitani era tutta un'altra storia. Cosa nascondevano quelle cassette? Che bello mangiare i cagni cresto a Mondello, e quando il cameriere guarda te su cale se l'anticchia di caffè. Quelle cassette erano trailer, anticipazione di quello che avremmo potuto ascoltare e vedere nei loro spettacoli. E io devo farvi capire questa cosa, perché dato che si parla di canzoni prevalentemente in palermitano. Giappone, samurai, tammutai, tachunkai, yoku poku mayoku, orino sopra i muri, sopra tette dunenghe, cimpinciu, shankache, susuki e kususuka loma matina. Ancora oggi, per me è normalissimo, con i miei coetanei, con tantissimi amici, cantare pezzi delle loro canzoni, dalla Pasquetta o da qualsiasi occasione in cui si va a fare la classica scampagnata. Ma che bella scampagnata, andiamo a fare stasemana, me quittare una poco di mangiare. Bene, il fatto che voi possiate aver capito o non capito alcune cose di quello che vi ho appena fatto sentire, non importa. Voglio che tutti, torinesi, veneziani, milanesi, romani, contestualizzate quel racconto che adesso ascolterete. Io amo ascoltare anche storie popolari di altre città. Ma la cosa bella è che in mezzo a queste canzoni incredibilmente divertenti ce n'erano altre di una poesia straziante, davvero scritte benissimo con dei testi magnifici.
c'è una canzone in particolare dal primo album che è Trazieri, che io, che non abito più a Palermo, riascolto con un certo tipo di malinconia anche. Ma più ogni palermitano è troppo doloroso stare lontano. Perché nasce l'intervista che adesso ascolterete? Perché di quel periodo, come quelle due righe che liquidano molto velocemente tutta quell'attività, si sa molto poco, tranne per chi lo ha vissuto davvero guardando quegli spettacoli, cosa che io purtroppo non ho potuto fare. Negli ultimi mesi, grazie al mio caro amico Fabio, con cui condividiamo canzoni e strofe, mi ha fatto scoprire questo. Sembra che badavo, maestro. Buonasera, buonasera a questo pubblico stasera. Questa trasmissione vedeva presentare Gigi Burruano, un altro dei grandissimi nomi attori palermitani, anche lui protagonista di diverse altre produzioni, e anche lui purtroppo scomparso relativamente recentemente. Vedere spezzoni di questa trasmissione, poterli rivedere adesso insieme alla sigla fantastica. Ed in un colpo solo ti sei giocata pure me. Mi sento male, che posso fare? C'è una moglie che pensa solo a mangiare. Ha risvegliato in me questa voglia costante, perché chi mi conosce lo sa benissimo che me lo sono sempre chiesto, di voler approfondire un po' com'era andato quel periodo, e a quel punto ho detto vabbè, basta, chiediamolo direttamente a Sperandeo. Grazie al mio amico attore, anche lui grandissimo attore, fra l'altro anche loro hanno collaborato spesso insieme, Salvo Piparo, ho avuto quindi il contatto diretto per poter fare questa bellissima chiacchierata con Tony Sperandeo, che ringrazio tantissimo per il tempo che mi ha dedicato e soprattutto per aver raccontato dei dettagli. Io ho sempre voluto sapere come nascevano quelle canzoni, come si facevano dal vivo. Sono davvero orgoglioso di questa chiacchierata e spero tantissimo di leggere qui fra i commenti non soltanto palermitani curiosi, ma italiani, perché questo è un pezzo di cultura popolare, ma che comunque è italiana, palermitana, italiana. Buona visione. Ciao. Ciao, sì. Ciao. Allora intanto grazie. La tua attività di attore è quella di cui ormai tutta Italia ti conosce così. Però c'è questo momento di cui si sa pochissimo, che è del periodo del cabaret, quello che avevi fatto con Alamia, con Burruano prima e con Alamia dopo. Tutte le domande. Non sarebbe nemmeno mezz'ora. Innanzitutto l'amicizia con Burruano, perché da qua nasce tutto. Burruano, io sto in questa casa materna, dove sono adesso, ma vivo a Roma, per adesso sono a Palermo, e sul quinto piano, al quarto piano, ci stava Dodi Quattrocchi. Dodi Quattrocchi era compagna di scuola di mia sorella Francesca, che purtroppo è morta, non c'è più mia sorella. Ah, mi dispiace. Ma poi diventò la compagna di Burruano. Gigi gravitava sempre in questo palazzo. Io ero perso per Gigi, io perché amico di famiglia, perché mia sorella era grande amica. Gira Fedea stava sempre in Nerdoli, come una sorella. E quindi Burruano faceva i travaglini, gli inizi del suo cabaret. Mi fa fare una cosa. Eravamo amici, cioè lui era amico con mio fratello, purtroppo non c'è più, io ero amico con alcuni suoi fratelli che purtroppo non ci sono più. Quindi eravamo amici. E ne chiamavamo cugnate, perché a Palermo c'è mia nipote, c'è mia figliola, insomma, noi c'eravamo i cugnati. E quindi io sono cresciuto con lui. Poi io era molto papà, mi sono messo a lavorare come apprendista commesso da lui. Però io mi piaceva questa cosa del mondo dello spettacolo. È scritta alla Corrida. E io va a fare la Corrida di Corrado, radiofonica, dove sei secondo. Fantastico! Allora, ti posso chiedere cosa hai fatto alla Corrida? Che cosa hai fatto? Hai cantato? Ma, che hai fatto? Che donna! Arriva il secondo, non ci credevo.
ed emozionatissimo. Comunque, e poi siccome io con Gigi mi aspettavo, ci raccontavo tutto, lui ha più intrattenimenti, 7 anni, dice: io devo fare uno spettacolo, La Coltellata. Stai attento a quello che ti dico, sì, perché La Coltellata è stata fatta prima che Marco Risi si inventasse Meri per sempre, che i picciotti erano Rucaci. Gigi invece si inventò La Coltellata prendendo tutti i picciotti della fuceria. Stiamo parlando del 1970-71. E allora a me mi picchiò la scusa, fai un cantante, un suonatore che doveva suonare la chitarra la vuceria. E tutti pensarono, hai detto che io ero la vuceria. Io invece sono nato, sì, sono in via Dante, ma cominciai a fare il teatro. Il teatro, io prendevo biliardo, avevo un amico che era la mia. La mia era un pazzo scatenato, infatti lo chiamano Giovanni Pazzo. Una volta mi fermato a Roma, mia, Giovanni è un mio compare, e la signoretta, lei Sperandella, lei alla mia ha detto Giovanni Pazzo, cioè figurati, perché avevo fatto qualche marachella quando Giovanni era ragazzino. Non mi ricordo per quale motivo io mi staccai da Gigi, anche perché io con Giovanni cominciai a fare il cabaret, le cose. E qua ti dico la verità, Gigi e Giovanni non andavano tanto d'accordo, ma Gigi di più, sì, Giovanni, il Giovanni, buon'anima tutte e due, però era, Gigi voleva essere il primo attore, a me stava bene tutto. Io ero un po' anche la mente, perché io scrivevo cose. Okay. Giovanni era bravissimo, Giovanni era, io ero, lui era grande cantante, grande macchettista, tipo Frankie Ingrassia, quello che faceva più ridere era Franco Franchi anziché Ingrassia. Però ci compensavamo io e lui. Non andando d'accordo con Gigi, ci siamo scissi e diventò il duo alla mia Sperandeo. Quella puntata di Casinò d'Italia, questa trasmissione di CTS, dove tu con Burruano praticamente era quello che io poi ho ascoltato dopo che voi avete registrato. Quella canzone l'avevo fatto io con Giovanni. Poi abbiamo fatto tante cose assieme, Gigi, io e Giovanni. Giovanni Quattro Occhi, io, lo vedi il dito? Giovanni Quattro Occhi, io, Giovanni alla mia, Nini Piccone, Luigi Maria Burruano, Giacomo Cedoretti e Benedetto Danelli. E questo spettacolo si chiamava Ed ecco a voi. Cominciamo a fare tante serate e tanti spettacoli. Andò a finire che una volta abbiamo fatto uno spettacolo dove a Madison ci andavano 200 sedie, noi prendevamo posti pure all'Olimpiadi. Un patto era, Gigi non menso, io e Giovanni di lato, che ha chitarra, e Picciotti, mi raccomando, almeno uno dei tre non esagera, perché sennò faremo un capo un po' pubblico. Una sera successe questo, che eravamo tutte certo molate, però sono cose, però noi, io poi cominciavo a fare un teatro, poi Giovanni ha perso disavventura, si sono allontanati, poi niente. E poi abbiamo lavorato assieme e abbiamo fatto tante, tante cose, anche cinema. Il cinema ha aiutato sia io, che ho aiutato sia Gigi che Giovanni, mi ha aiutato tanti attori, certo, palermitani. Che poi fra l'altro tu con Alla Mia hai fatto anche, prima del cinema, chiamiamolo, quello che poi hanno conosciuto tutti, diciamo da Meri per sempre in poi, anche se c'erano state delle cose prima, La Piovra, però tu hai fatto pure quelle produzioni tipo... Bravo, ecco, ora ci arriviamo. Io sono stato il primo, oggi chiunque fa sceneggiare questa cosa. I pionieri di questa cosa cominciai io con Giovanni. Io ho fatto Trazieri 1, Trazieri 2. Ma la carne... Brava carne, il colpo di Palermo e Tramonto siciliano. Esatto. Erano, perché facevamo una trasmissione io e Giovanni, chiamate Palermo 091. Esatto. Perché Maromeo aveva scritto chiamate Napoli 081. Noi facciamo la parodia, chiamate Palermo 091. Grande successo, ed era una specie di corrida con gente che si scriveva per paragoni. L'angolo del Palermo, dove a domenica c'era la partita, lunedì io e Giovanni facevamo dei pezzi sul Palermo parodiando i vecchi successi, chissà, Gianni Morandi, uno non tradirli mai, due non parli. E noi noi scrivevamo i testi, perché la trasmissione una volta lo mettevamo, oppure un giovedì, e noi ce la facevamo, e poi il giovedì poi.
E poi c'era l'angolo dello sceneggiato con una telecamera sola, una telecamera, un microfono volante, un faretto, e la notte certe volte potevi chi fare la macchina. Ma infatti c'è scritto in malacarne Luci Giovanni alla mia, come se fosse tipo il direttore della fotografia. Facevamo tutto noi, però io ti assicuro che il risultato c'era, perché c'era una visibilità incredibile, la gente aspettava su sceneggiato. Poi quando finiva la serie, 17-18 puntate, le montavo e diventava un film in qualche secondo. E sono sempre pronto a farlo. Io vorrei vedere le parti delle trasmissioni, quelle dove voi cantate, quelle dove io non ho niente. Da lì poi arrivano le cassette. Queste cassette, che tu come ben sai, sono state, diciamo, diffuse in tutti i modi possibili e immaginabili. Io ero il primo a comprarmi le versioni. Perché poi le hanno clonate. C'erano chi che passavano, chi, esatto, la carrettella. Ah, la carrettella, che tipo, avvia. Certo. Giovanni Rota ne fermò, esatto, uno, c'è stata un tallone della carrettella. C'è perché sono qua, per guadagnare. Ma quando tu che sei? Ma che cosa? Queste sono nostre. Io non ho mai capito se erano un corrispettivo di spettacoli che voi portavate pure a teatro. Cioè, quelle canzoni voi le facevate dal vivo? No. Facevamo i pezzi. E poi facciamo gli spettacoli in estate. Quindi gli spettacoli con quelle canzoni le avete fatte dal vivo? Come no? Sai chi te dico? Chi è? Vieni con me. Vabbè, c'è mio cugino che Maria da già storia. Ecco che cosa? Chi è? Ne la va a dare? Vabbè, ma si capisce senza fare né pari. Noi facevamo tra luglio, agosto e primi di settembre, 15 settembre facevamo 50-60 spettacoli, sono parlando di 35 anni fa. Io pagherei oro per vedere quegli spettacoli. Ti volevo chiedere, infatti, su queste canzoni ci sono dei nomi nelle cassette misteriosi che io non so chi siano, perché c'è scritto che gli arrangiamenti erano di Franco Lazzaro. Chi è sto G. Barbagallo? Cioè, chi le scriveva, chi le suonava? Barbagallo era il produttore che ci dava i soldi per le cassette. Ah, ok. Però le canzoni le scrivevate voi due, quindi. Sergio, cacchetto. Ma quelle canzoni, quindi, ti posso chiedere come nascevano con te con la chitarra e Giovanni tipo accanto e nascevano così? La chitarra, ma noi eravamo allenati, perché figurati, quando c'era la partita dello Palermo e noi in un giorno e mezzo scrivevamo le parodie, le canzoni. Noi eravamo allenati alla metrica, capito? C'erano delle canzoni di successo e noi, che so, noi ci siamo conosciuti tempo fa a Ballarò. E stavamo poi da voi sott'all'arco di Cutò. Buonasera di settembre per Fatal Combina, eccetera, eccetera. Oppure, questa è una canzoncina per bambini. Bellissima. Che è elegantissima. Anche perché la gente non deve dire che noi siamo volgari, abbiamo scritto una canzoncina per bambini, così i bambini ci prenderanno ad esempio e così faranno il salto. Mi ricordo quando era più nico, le spiterite abballavano sole. Mi pareva che erano le lace, erano le pazze a cavada tomate. Tipo la partita, per dire, che una di quelle. La partita, eravamo anni 90, c'erano i mondiali e là abbiamo avuto un boom in una maniera incredibile. Mamma mia. Se io scavalco su Cusano, abbiamo con notte pezzi fa. Ore 16:30, stadio comunale, partita del mondiale. Brasile e Giappone, arbitro Uzzo Pepetone, spettatori in quantità. Io, tuo suodo, tua nonna, tua zia e Tomà. Fece anche l'inno del Palermo. Sì. Poi lo firmai con la mia, sì, ma io lo feci nel 78, Ghiacciolo all'arancia. Poi con la mia l'abbiamo rivisitato, ma il vero Ghiacciolo all'arancia lo scrissi io nel 78. Tristezza ce l'ho, perché vedi, io e Gigi siamo stati, anche Giovanni, siamo stati dei cani sciolti che non ci siamo attaccati, agganciati alla politica, perché qua tanti, non voglio fare il nome, tanti personaggi che vivono, quando c'erano i socialisti erano tutti socialisti, poi c'era la rete, tutti con la rete,
poi Forza Italia tutto con Forza Italia, poi 5 Stelle, e cambia. Noi invece quello che abbiamo fatto anche a livello nazionale e internazionale col cinema l'abbiamo ottenuto. Certo, se stavamo qua, se io stavo qua, possibilmente avrei ottenuto anche un teatro, un giardino, una palazzina per fare teatro di Salerno. E adesso che sono qua mi sento un po' straniero, mi sento un po' fuori casa, e mi dispiace, però io credo che la gente mi voglia bene, si ricorda di me. Ormai sono fatto, mi pare sono uno dei più grandi ormai, e la gente lo sa tutto quello che ho fatto. Certo, dico, sono passati 30 anni e in questi anni, credimi, non c'è un momento in cui quando torno a Palermo non c'è un momento in cui io non ricanti queste canzoni con un sacco di amici. Quanti anni hai tu? Io c'ho 43 anni. In quelle cassette, oltre ad esserci le canzoni spensierate, quelle divertenti, c'erano quei momenti a volte drammatici, tipo le canzoni quelle cantate da Giovanni, ma ci sono anche delle canzoni... No. Giovanni era sempre un sacchiere drammatico, però io ho scritto a Cucciria, date quella da Roma, a Cucciria. Certo. Lo mercato da sfoggia a chiazza. Però quello che ho scritto, io sono orgoglioso e te le posso citare, lo mercato che sfoggia a chiazza, la bannì, cioè le grida, cantuonano l'aria, la muttone di cianchi e cuccianchi, non assata le palate ammargiate. Queste sono fotografie. Bellissimo. E il sole a significare sono macchia splendente in tocero, picciride che culano all'aria, a insegnare la caccia a lezione, eccetera, eccetera. Dopo 40 anni, se noi abbiamo arrivato una prima chiede, siamo in mezzo una sata, ora l'amo a finire, c'è chi si è petito, c'è chi passa pulito, e c'è chi talia, siamo in mezzo una via, su 7:40 è stato un eccesso, lo Stato approfitta di un popolo fesso, politici santi e sanantarelline, si buttarono le tale e si fecero un po' di colline. Questo l'abbiamo scritto 35 anni fa. È cambiato qualcosa? No, non è cambiato niente, infatti c'è un'ironia. Terra d'arance, leone, tante lagnose e una pochita e d'una. Terra di spiezze, di sale, di grancia e moccola e di minchie di mare. Con Giovanni facevamo con la chitarra. Poi invece Barbagallo ci portava a, Catania, dove era la band di la sala di incisione di Franco Battiato. Là facevamo gli arrangiamenti. Andavamo tre volte. La prima volta andavamo a portare i testi e ce li cantavamo. Poi ci andavamo a fare le prove e poi l'ultimo andavamo in cinema. Tipo ad esempio una di quelle che per me racconta una cosa bellissima sono quelle in viaggio, diciamo, quindi tipo la bicicletta, tram elettrico che raccontano Palermo. Queste cose, io c'ho con la mia mamma a 96 anni e 4 mesi in vita, ti ritruppa del pane cartato, con sono detto che sono malato, che bello tram elettrico con luce come loro, oppure canzoni che mi raccontava, cantava mia mamma, me le citava. Poi con Giovanni abbiamo messo le musiche. Bellissimo! Che bello giamme elettrico, caduci come l'oro, con quattro sui dici e di marina lo magnuolo. Che bello giamme elettrico, caduci come sita, con quattro sui dici e di marina favorita. E per importante è tutto quello che ho fatto. Sono importante tutto. Perché se io non avessi fatto un cabaret, i canzoni, cose demenziali, le parodie, non mi sentirei completo. Invece io ho fatto tutte cose a 360 gradi. È chiaro, nel cinema ci sguazzo più sale, ci sento che ormai ne ho fatto più di 110 film, 300 puntate di... Però tutto mi è servito. Grazie mille di cuore, proprio ti voglio bene, perché non hai idea di quanto queste cose sono colonna sonora della mia vita, proprio. Grazie a te. Ciao, grazie. Ciao.